Posto a circa 931 metri dal livello del mare, in una posizione strategica, sorge Enna. Comune storico di circa 30.000 abitanti, famoso per essere il capoluogo di provincia più alto d'Italia. Enna è conosciuta come il capoluogo più alto d'Italia, con delle tradizioni storiche di altre arti particolarmente importanti. Grandi premi di musica lirica, grandi premi di letteratura sono stati assegnati in questa città a nobili e a grandi artisti. È la città che ha il teatro più vicino alle stelle, che abbiamo riaperto in questa estate, è la città che sta con il suo programma Evento di Cultura dimostrando una grandissima capacità di comunità, una comunità interessante, una comunità che ama accogliere gli ospiti e che ha amato accogliere gli ospiti fin dai primi secoli dell'anno 1000. È la città che ha dato i natali a grandi artisti, a grandi autori e a grandi personaggi della politica. È una città da visitare, una città da vedere, una città che non è bagnata dal mare, è l'unica provincia siciliana non bagnata dal mare, ma è bagnata da una grande voglia di cultura, una grande voglia di contaminazione, da una grande voglia di esserci. Particolarmente affascinante risulta essere il centro storico, che tra vicoli, stradine che si alternano, rendono unico e inimitabile questo luogo intriso di storia. Addentrandoci nel cuore del paese è possibile visitare il Duomo, dedicato a Maria Santissima della Visitazione. Il Duomo di Enna è formato da tre navate e tutte e tre culminano in una abside. Le due abside laterali sono state nei secoli arricchite da marmi o da stucchi. Una è stata riportata a primitivo splendore gotico, l'altra invece è rimasta arricchita dei marmi del Settecento ed è chiamata appunto la Cappella dei Mamme, è lì che è conservata la storia della Madonna della Visitazione. Il Duomo di Enna si distingue per dei soffitti legni che sono molto pregevoli, uno è della fine del Cinquecento e l'altro è del Seicento, quello del transetto. Inoltre possiede un artistico
organo, una vara o fercolo della Madonna fatto da Scipione di Guido verso la metà del 600, lo stesso artista che era napoletano che ha fatto gli stalli del coro che si trova nell'abside centrale. Poi il Duomo possiede dei cicli pittorici importanti, sono tre, uno del cinquecentesco, tardo cinquecentesco, Filippo Palladini, un manierista che ha seguito negli ultimi anni della sua vita le orme di Caravaggio. Poi abbiamo nel corso del 600 le opere, sono ben 14, di Vincenzo Ruggero, un pittore messeno, e infine nel 700 5 quadri del fiammingo Guglielmo Bormans, che era molto attivo in Sicilia. Alle sommità del paese, quasi a sovrastare e difendere il borgo, si erge lo splendido castello di Lombardia, che ospita il teatro più vicino alle stelle. Immobile da secoli, spettatore di vicende e cambiamenti, si presenta con un perimetro di torri normanne. Tra le torri, perfettamente conservata, è quella pisana, che suscita sicurezza, protezione e un senso di pienezza. Noi in questo momento ci troviamo nella parte più alta della città, quindi a 1000 metri di altitudine, e nel castello cosiddetto di Lombardia, che probabilmente in antico fu l'acropoli della città greca e romana, poi diventò la piazzaforte bizantina, la roccaforte degli Arabi e infine il castello dei Normanni. In seguito anche gli Svevi vi abitarono e apportarono anche delle modifiche e dei restauri. Al tempo dei Normanni risale il nome di oggi, Castello di Lombardia, perché Adelasia, la moglie di Ruggero, che veniva dal Monferrato, si portò dietro delle dame, dei cavalieri, dei popolani che provenivano appunto dalla regione chiamata impropriamente, che non corrisponde alla Lombardia di oggi, ma chiamata Lombardia, e il nome è rimasto al castello perché i Lombardi, venuto al seguito dei Normanni, si stanziarono nella zona circostante. Noi siamo qua vicino alla Torre Pisana, perché chiamata così perché vi era acquartierata una guarnigione pisana, che è la più integra delle 20 che esistevano prima. Il castello si compone di tre cortili, noi siamo nel terzo cortile, quello più interno, e il castello assicurava l'inespugnabilità alla città. Enna difatti veniva chiamata inespugnabile, ma veniva chiamata anche l'ombelico della Sicilia perché è al centro della Sicilia, la città dei fiori, la madre dei fiori da Claudiano, e negli ultimi decenni è stata chiamata anche il belvedere della Sicilia o il balcone della Sicilia. Il cammino monumentale termina con la visita all'imponente e austera torre di Federico II, risalente al XIII secolo. Questa torre testimonia i forti legami che ha la città con Federico II di Svevia, che diede appunto alla città di Enna lo stemma con l'aquila bicipite di cui la città ancora oggi si fregia, e a cui è ispirata questa mostra di sculture che voi vedete attorno alla Torre di Federico, che 2 anni fa ha avuto qui la presenza di un simposio internazionale proprio dedicato a Federico II. E Federico II pare abbia anche edificato, anche se ci sono ipotesi differenti, questa Torre di Federico, che nei documenti svevi viene chiamata Domus Regia, proprio perché adibita casina di caccia per poi andare a cacciare al lago di Pergusa. E così anche il castello di Lombardia, di cui apprezzò i cigli rocciosi e la posizione strategica, tant'è vero che nei documenti svevi si chiama Castrum Regium,
E di questa torre di Federico parla anche Camilleri, dicendo che proprio qui in questa torre Federico II ideò e radunò la scuola poetica siciliana. Quindi grande importanza a questa, la figura di questo imperatore nel nostro territorio, tanto che in suo nome è stata ideata questa settimana dedicata al recupero di una memoria storica in cui sono molti gli eventi, la rievocazione storica, la giostra, i quartieri che partecipano, ma soprattutto una manifestazione che nasce per valorizzare e recuperare i nostri siti monumentali e quella che è l'identità della nostra città. Robusta, antica, è ancora viva come il tempo che le scorre addosso. Nel calendario degli eventi religiosi importanti risultano essere i riti della Settimana Santa Ennese, che ogni anno registrano in città numerose presenze provenienti da ogni parte del mondo. Molto sentita dalla comunità ennese è anche la festa del 2 luglio, dedicata alla patrona, la Maria Santissima della Visitazione. La festa si sovrappone agli antichi culti cereali in onore della dea Cerere, per il ringraziamento ai raccolti. I fedeli della processione sono 216, che riuniti in un'unica confraternita, completamente a piedi nudi, indossano un camice bianco ricamato, sventolano fazzoletti, mentre con fatica sopportano il peso della statua sulle loro spalle. La statua della Madonna, coperta da un prezioso drappo dorato, lascia il Duomo per recarsi nella chiesa di Montesalvo, dove, dopo essersi fermata per 15 giorni, nella domenica della cosiddetta Madonna Ammuntata, fa ritorno presso il Duomo. Enna risulta famosa non soltanto per le bellezze paesaggistiche e per gli splendidi monumenti. Di notevole interesse culturale è la presenza nella città siciliana dell'Università Core, che nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento a livello nazionale. Ulteriore valore aggiunto è dato dal caseificio Valvo, riconosciuto in tutta la Sicilia, non solo per la produzione del piacentino ennese, pecorino caratteristico arricchito con pepe e zafferano, ma anche per le mozzarelle. Piacentino ennese è un formaggio storico, è un formaggio fatto con lo zafferano, l'aggiunta di pepe nero. La lavorazione da quest'anno, che ha ottenuto la DOP, viene fatta al latte crudo. Latte crudo da allevamenti dalla provincia di Enna. Il latte viene selezionato, viene lavorato su dei tini in modo artigianale.
Dopo viene aggiunto lo zafferano, il caglio sempre fatto in maniera artigianale e l'aggiunta di pepe nero. Il piacentino ha una stagionatura di 60 giorni. Il latte deve essere solo di pecora. A pochi chilometri da Enna è possibile visitare uno dei pochi laghi naturali presenti in Sicilia, il lago di Pergusa, nella riserva naturale speciale della regione siciliana. Ha un forte richiamo turistico. Enna, una perla siciliana sospesa tra sogno e realtà. Una terra tutta da scoprire e da amare.